Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Team Ombra. Oggi, vabbè, continuiamo con le decklist di GPT-5 e vediamo Narukami in versione Kaiser, il quale, grazie semplicemente due carte di numero uscite appunto con GPT-5, è passato da backup di Vanquisher a letteralmente spostati Vanquisher che divento io il main monster del mazzo. Come starter, molto semplicemente, usiamo quello di, ironicamente, di picchiatore, quello raro appunto ancora di BT16. Vabbè, solito effetto da precursore, sappiamo tutti cosa fa, ma ci interessa l'effetto attivabile da retro, ovvero lo mettiamo in anima, scegliamo uno dei nostri Vanguard e guadagna l'effetto che, automatico da Vanguard, durante il turno nostro, quando una retroguardia del nostro avversario nella fila anteriore viene messa in zona scarti, e il nostro Vanguard è in stato di Legion, possiamo pagare un Counterblast. Se lo facciamo, scegliamo semplicemente la retroguardia nella sua stessa colonna e distruggiamo pure quella. Semplicemente, se siamo in Legion con l'effetto di Kaiser, Cremisi e Vermilion insieme che attacca tutta la board frontale, aggiungendo l'effetto dello starter, quando spacchiamo la front, spacchiamo anche la back. Molto semplice, molto easy, è per fare svuotare il campo. E passiamo direttamente agli inneschi. Vabbè, non penso ci sia bisogno di dirlo, ma è pull di critici a manetta. Dopo ognuno può usare quelli che vuole, ma pull di 8 critici come se piovesse. Molto easy, molto blando. Noi picchiamo, cioè, letteralmente, anche se non siamo picchiatori, picchiamo con colonne grosse, quindi non abbiamo tanta necessità di fare chissà che magheggi o comunque ritirare balle varie, quindi possiamo andare giù a cannone di critici. Abbiamo però anche 4 perdite di svegli. Abbiamo qualche cartina che ci permette di distruggere retroguardia del nostro avversario durante la main, quindi ci può rigirare danno, ci permette di pescare, lo possiamo rimettere nel mazzo. Risveglio forte appunto per Narukami e male in questo mazzo non guasta. E vabbè, ultimo, sempre perché non ci piace perdere, 4 perde le cure, ma vabbè, questo penso sia ormai un po' scontato. Passiamo velocemente ai gradi 1. Gradi 1 abbiamo il 4 per delle PG stappadanno di nuova generazione. PG che da quando abbiamo cominciato G, semplicemente queste PG, come al solito, se le mettiamo nel cerchio del guardiano, parano per infinito. E se abbiamo già una loro coppia in zona scarti, possiamo girarci un danno a faccia in su. E sono quelle che parano solamente Vanguard, quindi non possiamo parare giustamente retro. Ci serve fare stride, quindi abbiamo sempre il 4 per dello Stealth Fodder. Stealth Fodder, il quale il primo effetto, ovvero quello di cercare appunto annientatore draconico, è inutile perché in questo mazzo annientatore non c'è, abbiamo già detto, quindi essenzialmente ci serve per fare stride. Blando e utilizzo puro e utilizzo, sì, solo per quello. E vediamo la prima delle due carte che permette a Kaiser di essere un mazzo indipendente, ovvero Drago Custode della Corona. Un 3x che mai non ci sta. 2 mi sembra troppo poco, 4 mi sembra forse troppo. Che cosa fa questa carta? Automatico da retro, non serve essere per forza in Legion o comunque in stato, cioè non serve avere GB o niente, quindi basico. Automatico da retro, quando l'attacco del nostro Vanguard con Kaiser, e avremo solamente Kaiser come gradi 3, quindi non ci sono problemi. Quando un attacco con Kaiser colpisce, scegliamo un'altra delle nostre unità, va bene o male saranno retro, quell'unità e questa unità prendono più 2000 fino alla fine del turno. Quindi se Vanguard colpisce, questa carta diventa un supporto da 9, più un'altra retro gli possiamo dare 2000. Dico retro perché essenzialmente non ha molto senso dare forza al Vanguard perché è il Vanguard che farà partire tutta questo concatenamento di aumento di forza. Quindi
quindi essenzialmente dare forza al Vanguard che ha già colpito mi pare un po' inutile. Li daremo a se stesso, lo daremo alle retro per fare le colonne grosse. Quindi essenzialmente se il nostro Vanguard attacca tutta la fila frontale, se colpisce 3 volte loro guadagnano più 6.000, quindi diventano un supporto da 13. E in più possiamo scegliere altre nostre unità, però essenzialmente dico retroguardie, che guadagneranno 2.000 a volta. Potremmo darle tutte quante a quella di fronte a lei, quindi la colonna guadagna più 12. Possiamo smistarle un po' di qua, un po' di là per riuscire a fare qualche attacchino in più. Però essenzialmente dare più 12 a una colonna schifo non fa. E ultimo grado 1, che ci sta sempre in un mazzo Narukami, 2 per delle Fenici. Classica unità che quando viene messa in cerchio di retro, solo blastiamo 2, peschiamo. L'anima in questo mazzo non ci serve praticamente a nulla, la possiamo fare facendo anche più e più volte legion, ma non mi è mai capitato di farla più di una volta per partita, e serve per pescare quella carta in più per accelerare la legion. Lo sappiamo cosa fa, però avere una carta in più in questo mazzo che a parte con lo stand, con appunto la Fenice e un'altra carta che abbiamo dopo, non è che peschi più di tanto, e avere una carta in più in mano non guasta mai. E appunto dicendo le carte che pescano, passando ai gradi 2, abbiamo il 4 per di Chatura. Chatura sempre carta tra virgolette pericolosa, in quanto è un 8.000, ma durante il nostro turno, se in un cerchio di retro, è un 11. Può attaccare solo il Vanguard, quindi non può attaccare le retroguardie, però se colpisce, noi giriamo un danno, peschiamo una carta, scegliamo una carta dalla zona scarti del nostro avversario e gliela confiniamo. Possiamo togliergli una PG, possiamo togliergli eventuale inneschi o Legion Mate contro mazzo Legion, possiamo togliere quello che ci aggrada, ma comunque è sempre pericoloso perché su un cerchio di retro già a turno 2 per un rush è un 11, quindi bene o male attacca. Sempre abbastanza rognoso, sempre persistente, di solito quando lo trovo io è il mio primo bersaglio perché è un po' una rogna, però hai già un 11 con un supporto da 7 che si potenzia, non è proprio malvagia come cosa. Il 4 per del classico G2 che se supportato fa cose, ovvero il buon Drago Corno Voltaico. Drago Corno Voltaico appunto è effetto da retro automatico in GB1 per forza. Quando questa unità attacca un Vanguard, se è supportata paghiamo un danno, il nostro avversario sceglie una delle sue retro e la fa ritirare, e questa carta che viene ritirata viene a sua volta confinata a faccia in su. Che ci serve lui? Se col Vanguard attacchiamo la front, con lui cerchiamo di sfoltire almeno la back. È sempre brutto perdersi qualche unità per strada, però essendo che appunto i Vanguard sia in forma di Legion e sia in stride puntano tanto sulla fronte, almeno con lui riusciamo a sfoltire la back avversaria. Dopo sì, è il nostro avversario che sceglie quale unità confinare, però una in più non fa mai male, almeno secondo il mio punto di vista. Ultimo grado 2, ripescato dalla vecchia BT9, è il 4 per del Drago Polvere di Plasma, che è il bitone da 12 che gli serve avere Kaiser nel nome, quindi non serve GB, a parte il nome, che appunto vedremo che i gradi 3 sono tutti Kaiser. Lui essenzialmente anche al nostro primo turno di G3 senza fare stride è un bitone da 12, semplicemente è impuntato sull'avere quel 3.000 di forza in più aggiuntiva per fare male. Niente di più e niente di meno. Vediamo quindi gradi 3, abbiamo detto che sono tutti Kaiser, quindi li già li sapete, ma li vediamo lo stesso. Abbiamo 4 per di Kaiser Vermiglio, ormai vabbè con la ristampa ultima di GPT-5 e quella in versione promo dei regionali, ma sappiamo che è risalente
BT6, era il primo main most di Narukami. Aveva la novità di attaccare appunto la fila frontale tutta in una botta, ma vabbè. Questo è in questo caso il mate del mazzo. Effetto attivabile da Vanguard in Limit Break 4, quindi se non abbiamo 4 danni non si attiva. 3 danni da girare e fino alla fine del turno guadagna più 2000, quindi vabbè, diventa un 13 e attacca tutta la fila anteriore in un attacco solo. È un costo veramente enorme per attaccare tutta la fila frontale. Vedremo poi carte che lo fanno con un danno solo, quindi cioè, penso che l'effetto suo da solo non l'ho mai utilizzato. Non l'ho proprio mai utilizzato e non ha neanche senso utilizzarlo perché appunto costa troppo, cioè ti bruci tanti di quei danni in una botta sola per, vabbè, attacchi tre carte contemporaneamente, però ora come, cioè all'epoca quando è uscito era innovativo, era diverso, era un po' frustrante, però ora come ora costa troppo per quello che fa, quindi ripeto, da solo non l'ho mai utilizzato. Vabbè, ha un effetto secondario come continua sia da Vanguard che da retro. Sei un Vanguard o un retroguardia che non sono Narukami, questa prende meno 2, però non abbiamo più i mazzi misti, quindi questa cosa non su se non non si vede almeno come retroguardia. Se non abbiamo altre carte in campo è un 9000, però speriamo di averne almeno una. E vediamo dopo il Legion Mate anche il Legion Master, ovvero Kaiser Draconico Cremisi. Arrivato con BT1 da noi in Italia, all'epoca era BT2, ma vabbè, lui è il main monster che vogliamo avere come Vanguard. Fa la Legion appunto con Vermiglio, quindi è una Legion da 22000. C'ha due effetti. Il secondo, attivabile da Vanguard, togliamo una carta dall'anima. Se abbiamo un'altra unità nella stessa colonna centrale, questa unità prende più 2000 fino alla fine del turno. A che ci serve questo effetto? Due cose. Uno, se non abbiamo abbastanza carte in Legion, cioè per fare appunto la Legion, possiamo togliere una carta dall'anima, va bene. Lui non guadagna più 2000, però non siamo confinati dal non poterlo utilizzare, quindi nel caso avessimo poche carte in anima e sì, in anima in zona scarti e ci serve a tutti i costi fare Legion perché abbiamo visto che il campo del nostro avversario è bello pieno, abbiamo ancora lo starter e possiamo farlo, possiamo toglierci quella una o due carte che ci si spera dall'anima di poter togliere e fare Legion e quindi vabbè, non prende la forza, ma è quello il suo utilizzo. Ma essenzialmente l'effetto principale è il primo, sempre attivabile, sempre da Vanguard, una volta per turno, in Limit Break 4. Cosa succede? Quando scegliamo di attivare questo effetto, scegliamo un act del nostro compagno di Legion, quindi detta molto stretta, è fatta per l'act di appunto Vermiglio. Cosa succede? Scegliamo l'act di un nostro compagno, ovvero quello di Vermiglio, di pagare 3 danni. E fino alla fine del turno questa abilità perde il suo costo. Fino al prossimo turno finché non viene attivata. Quindi essenzialmente fa Vermiglio a gratis. Poi dichiariamo, guarda, uso l'effetto di Limit Break di Cremisi. E quindi essenzialmente quando sono in stato di Legion, Vermiglio non paga il minimo costo. Quindi diventa Vermiglio letteralmente a gratis. Questi sono Master e Mate della Legion. Vediamo poi allora la Jizzon. Jizzon, che non può mancare ancora in un mazzo Narukami, c'è il 2x di Zorras. Zorras è per forza la nostra prima stride, in quanto tutte quelle che verranno dopo sono da GB2 in poi, quindi non ha senso giocarle. Zorras ancora molto utile come prima stride, in quanto automatico da Vanguard quando l'attacco suo colpisce un Vanguard, il nostro avversario sceglie una sua retro e la fa ritirare. E noi scegliamo due carte dalla sua zona scarti e le confiniamo faccia in su. Stesso motivo di Chatura, questo mazzo però non è improntato al confinare semplicemente per avere quella rogna in più per riuscire a ritirare una retro in più, ma è
banalmente la prima strada del mazzo, non ci sono altre soluzioni decenti. E vediamo adesso la seconda carta che ha reso questo mazzo giocabile singolarmente, ovvero Kaiser, Draconico, avvertimento, Drago Supremo Conquistatore. Cosa fa questa carta? Una volta per turno, agibi 2, giriamo un danno e giriamo a faccia in su una sua copia, quindi per forza deve essere in 2 per, o 2 o 4, però io preferisco giocarla in 2. Giriamo una sua copia e se abbiamo come cuore una carta con Kaiser, e abbiamo visto che i nostri Vanguard da G3 possono essere solo Kaiser, quindi non ci sono problemi, fino alla fine del turno questa unità guadagna un effetto continuo, dove quando attacca tutta la fila anteriore in un attacco, quindi fa come Vermiglio, ma soprattutto automatico da Vanguard, quando l'attacco di questa unità colpisce, scegliamo fino a due delle nostre unità, o meglio altre unità, quindi per forza le nostre retroguardie, e queste prendono più 5.000 fino alla fine del turno. Questa unità, se dovesse colpire tutta la front row, quindi fa tre attacchi, cioè colpisce tre volte, da più 5.000 a due retroguardie per tre volte. Detta stretta, se abbiamo la nostra fila frontale che non ha ancora attaccato, attacchiamo tutta la nostra fila, la fila frontale avversaria, la colpiamo tutta, diamo più 15.000 alle retroguardie della fila frontale. Quindi se sono dei 9 diventano dei 24, se è Chatura diventa un 26, se è il Bitone 12 diventa un 27 e così via. Ma soprattutto in supporto al G1, appunto Drago della Corona, se ne abbiamo tipo non so due in campo, che non è così impossibile, ma neanche, non dico facile, però ci si possono arrivare tranquillamente ad averne due in campo, dovessimo colpire tre volte, ne abbiamo anche solamente uno in campo di questi, altri 6.000 a qualcos'altro, come abbiamo visto prima. Quindi questo punta a fare le colonne proprio grosse e più grosse che non si può. Ho scelto di metterne solamente in 2 per e non in 4 perché essenzialmente questa tattica funziona se il nostro avversario ci dà retroguardia in fila frontale. Dovesse anche colpire una volta solo al Vanguard, va bene, da più 5.000 e 5.000, però lo trovo non inutile, però ci sono carte che fanno di peggio. Se il nostro avversario ha o una retro in fila frontale o se ancora meglio non ne ha. Quindi essenzialmente se l'avversario conosce il mazzo o cioè se ci dà campo usiamo questa. Quindi sappiamo che diamo sicuri 10.000 alla front a meno che non voglia parare anche le retro, se non para il Vanguard 15. Ma se ci lascia la board vuota sono ancora immancabili 4 per di Drago della Conquista. Drago della Conquista, che ora come ora è la carta generica per Narukami più forte, essenzialmente quando una volta per turno attivabile giriamo una sua copia faccia in su, scegliamo una retroguardia del nostro avversario in fila frontale, gliela spacchiamo. In seguito tutta la nostra fila frontale, quindi lui compreso, per ogni buco vuoto in fila frontale del nostro avversario guadagna più 5. Quindi se la board del sì, la board, se il la fila frontale del nostro avversario è vuota, abbiamo Conquest appunto. Se la fila del nostro avversario è piena, abbiamo Warning, abbiamo avvertimento. Là ognuno può scegliere come mettere, io preferisco fare 2 appunto di Warning e 4 di Conquer, perché è più facile trovare il campo vuoto e quindi avere un plus di forza che non avere un campo pieno avversario, perché se ci mette carte in gioco se ne spreca dalla mano. Ma comunque nelle varie partite mi è stato più facile svuotare il campo, comunque trovare una sola retro da spaccare appunto con Conquer, che non più turni con front piena. Ma ognuno può settarselo un po' come vuole. La decklist termina qui e ci vediamo presto con altre nuove decklist. Ciao ciao!